Ci sono profumi di nicchia buoni, profumi di nicchia artistici, molto artistici, e poi ci sono profumi di nicchia destinati ad entrare nell'immortalità, perché hanno qualcosa che va al di là dell'umana comprensione, qualcosa di assolutamente divino o satanico. Uno tra questi è assolutamente Memoir Man di Amouage. Non mi sento neanche di definirlo capolavoro, perché va oltre i capolavori. Questo è un profumo di un'altra dimensione. Io non lo so come hanno fatto, come hanno potuto creare qualcosa del genere. Veramente non lo so. Questo è un profumo perverso, è un profumo ingannevole. Io penso che se un demone salito sulla terra dagli inferi per adescare nuovi demoni, per fare del male, per indurre in tentazione le persone, se un demone di questo tipo, così malvagio, dovesse usare un profumo, userebbe senza ombra di dubbio questo profumo. Perché questo profumo ti inganna, ti fa pensare delle cose e poi in realtà ti aggredisce. Adesso ti spiego il perché. Lui ti inganna con delle note verdi iniziali come assenzio, basilico e menta. Ti fa pensare di essere un profumo frizzantino, allegro, e poi ti cattura con un frankincenso demoniaco. Una rosa intrisa nel frankincenso, nell'ambra, nel vetiver, nel legno di sandalo. Una rosa che ti avvolge, che ti tenta e che ti cattura senza ombra di dubbio. E ti lascia stordito perché risente ancora delle prime note verdi iniziali. Queste note verdi le avrai sempre addosso, delle note che ti hanno illuso, ti hanno fatto pensare che era un profumo verde e invece è un profumo oscuro, dark, e più oscuro non si può. Ripeto, non mi sento neanche di classificarlo come capolavoro perché va oltre. Memoir Man di Amouage.